Mi sembrava ieri di aver aperto l'estate con i miei amici, con il fatidico video. Primo tuffo del 2020! 3, 2, 1! Anche se in realtà sono in vacanza praticamente da marzo, che in un certo senso è stato anche il mio ultimo periodo di scuola. Chi l'avrebbe mai pensato che il mio ultimo anno di scuola l'avrei passato così? Diciamo che la reclusione del lockdown ha fatto in modo che si accendesse un fuoco dentro di me in maniera che non stessi mai più fermo, come in realtà anche molte altre persone presumo. Ma soprattutto mi ha dato la spinta per ricominciare a fare quello che sto facendo anche in questo preciso momento, ovvero fare video. Infatti quest'estate, dopo aver dato gli esami di maturità, e per chi non lo sapesse sono uscito comunque con 62, sono stato praticamente tutta l'estate al mare, circondato da amici. Un bel like, un bel commento qui sotto nei commenti. Non è interessante lui. Ma anche facendo, per così dire, trasferte. Per esempio, per festeggiare un compleanno mi sono fatto 360 km in macchina con tre persone che mi gridavano perennemente nelle orecchie per andare a Gardaland. Indosso, sei risorto. E finalmente però l'ho rivista dopo 15 anni. Mi sono perso per Venezia, sempre in compagnia ovviamente. Alleluia, dopo 20 anni di vita posso dire finalmente di aver visto Piazza San Marco. È una figata assurda, guardate che dipinti. Proprio bello. Ho addirittura partecipato ad un firmacopie di una mia amica, che sì, ha scritto un libro, link per acquistare il libro in bio. Ho mangiato sushi dopo un anno, facendo scoprire ad un mio amico un nuovo sapore. Buono? Buono. Non contenti però ci siamo improvvisati i cuochi e sì, tra crepe e biscotti abbiamo mangiato per bene. Questo qua è il cioccolato. Ho riportato anche in vita un mio gomone messo in disparte per 30 anni e voi non avete idea della fatica che ho dovuto fare per tirarlo fuori. Grazie però a questa fantastica idea ho anche rotto il mio powerbank. Comunque preciso che ho anche lavorato ad agosto, al mare, però ho sempre lavorato. È stato un anno particolare che comunque ha ancora tanto da dare. Speriamo però che possa dare anche un pochino di positività negli ultimi mesi rimanenti. Devo dire però che comunque, che virus a parte, mi ritengo molto fortunato nell'aver passato, almeno fino ad ora, un discreto anno. Ma ora che l'estate è finita? Oh baby now. Madonna santissima! Dove cavolo avevo i pantaloni in testa? Vabbè, lasciamo stare. Cerchiamo di chiudere sta cavolo di porta, qua c'è un casino che non ci si muove neanche. Cioè... Ah, cazzo! C'è addirittura un televisore qua sotto, cioè, rendiamoci conto, c'è un devasto. Allora, intanto mi tolgo un attimo il cappuccio, mi sistemo un attimo qua i capelli. Vabbè, lasciamoli un po' qua e là. E adesso comunque, bella domanda. Allora, devo ammettere che però avevo un pelino di preoccupazione nel vedere, nel pensare più che altro, che magari i miei amici a breve inizieranno chi università, chi accademie, chi corsi, o chi, se non ha finito ancora le superiori, dovrà ancora finire le superiori. Mentre del mio futuro ho una qualche idea, ma non ancora niente di troppo concreto. Allora, quello che voglio fare nel futuro di concreto, nel futuro prossimo, quindi di lavoro, ce l'ho abbastanza preciso in testa anche da molto molto tempo, e penso anche che si sia capito vedendo i miei video nel corso di questo periodo, intendo proprio da marzo fino adesso. Per chi non l'avesse capito, vorrei fare videomaker, qualcosa che riguardi sempre magari l'ambito video e comunque social. Di conseguenza adesso sto adocchiando un po' di cose da poter fare, che anzi, se va come devo andare, magari questa camera potreste anche non rivederla, cioè, o meglio, per un periodo potreste anche non rivederla. Io non dico niente perché sennò me la sto già cuffando così, però potete immaginare. E di conseguenza, per l'appunto, avendo già l'idea in testa da ben molto tempo, perché ormai faccio video dal 2014, come vi dicevo già nel primo video in cui ho ricominciato a fare YouTube, facevo già appunto video dal 2014, di conseguenza c'è proprio una roba che mi piace fare. Per fare questo video qui sono stato là 4 giorni, ok, a pensare, perché non, vi giuro, in questo periodo non so che video fare. Di conseguenza in descrizione scrivete
mandatemi video da fare se volete che ne porti qualcosa magari in particolare. Mi stavo scervellando perché avevo voglia di fare video, avevo voglia di farli e pensare anche che dopo avrei dovuto montarli. Cioè mi viene la felicità in corpo. Cioè beh, trovarmi in questa situazione qui davanti alla fotocamera e parlare pensando anche che dopo dovrò montarlo, mi viene una felicità assurda. Boh, non lo so io. In questo periodo sto cercando di concretizzare l'idea che ho in testa da appunto da 6 anni a sta parte. Di conseguenza la mia idea di lavorare con i video non è neanche sul fatto di YouTube. Se riuscissi a lavorare con YouTube sarebbe proprio un sogno per me, e ve lo dico senza peli sulla lingua, ma a me piacerebbe lavorare con YouTube, cioè proprio sarebbe il sogno. Perché infatti presumo che lo sappiate, ma per chi non lo sapesse tra di voi ve lo dico già che io da YouTube per il momento non sto guadagnando niente, assolutamente zero, non ho neanche la monetizzazione attiva per dire. Ma ragazzi, adesso, a parte i miei capelli che non so che cioè non riesco a sistemarmeli, mi sto continuamente guardando sullo schermetto. Ma ragazzi, comunque, a parte tutta questa pappardella che vi sto propinando da inizio video, non so quanto potrebbe durare questo video, non ho la più pallida idea. Spero che il vostro inizio, che sia appunto scolastico, universitario, lavorativo, sia andato nei migliori dei modi, e speriamo che appunto questi ultimi mesi di questo fantomatico 2020 ci diano qualcosa di positivo anziché quello che ci hanno dato fino ad ora. E niente, anche questo video si conclude qui. Sì, lo so, è stato un po' più particolare. Vi invito comunque a lasciarmi un bel like, a commentare se avete qualcosa da dire, opinioni rispetto a quest'anno. Scrivetemi come avete anche passato voi l'estate, per chi magari ha finito le superiori e chi adesso si sta addentrando nel mondo fantastico dell'università, del lavoro, non lo so. Magari scrivetemi un commento di come vi siete trovati, e soprattutto se avete voglia magari scrivetemi anche qualche idea per i video di qualsiasi genere, come al solito. Se avete voglia anche di rimanere aggiornati sulle mie giornate, su quello che faccio durante il giorno, dato che sto portando, come potete ben vedere per il fatto che ho poche idee in questo periodo, pochi video, vi consiglio di seguirmi sui miei profili social, che come al solito vi lascio qui in sovraimpressione da qualche parte e qui sotto in descrizione. E inoltre, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella!